buona domenica a tutti. Si comincia il 28 aprile 2019. Grazie a Barbara Sala, Max Vigiani e Giovanni Perria che hanno anticipato i temi di oggi all'indignato speciale. Allora, lo avete sentito, per voi allo 02 25 15 15 la violenza cieca di Manduria, ma soprattutto colpisce tanto oggi, per esempio, su tanti giornali. Abbiamo citato il Corriere della Sera, una mamma di quella baby gang che vessava un povero uomo in Puglia, che candidamente dice: ma che ne so io delle chat dei miei figli? Ecco, c'è molto da riflettere, come moltissimo c'è da riflettere sulla vicenda dei riders, delle liste dei VIP cattivoni che non danno la mancia. Una forma giusta di ribellione o una discesa verso la perdita di qualsiasi senso dell'etica del lavoro? Buona domenica ad Andrea Pamparana. Buona domenica, caro. Davide Giacalone, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Al Social Corner, Enrico. Buongiorno. Luigi. Buongiorno, buona domenica. Si parte. The Colors con Elodie ad aprire l'indignato speciale di questa domenica mattina, la musica che ci accompagna, colonna sonora delle nostre giornate, ancora di più durante il weekend, musica fondamentale anche per riflettere, così come invitiamo sempre a fare per tradizione all'indignato speciale, allo 02 25 15 15, la violenza cieca di Manduria, le baby gang, i genitori dov'erano? I genitori che candidamente oggi, basta aprire un qualsiasi quotidiano, dichiarano, lo abbiamo accennato sia in Nonstop News sia durante la sigla, ma cosa posso sapere io di quelle chat? È una domanda gigantesca. Mamma e papà hanno il diritto? Lo chiedo subito a Davide Giacalone e Andrea Pamparana, naturalmente a tutti voi attraverso il Social Corner di Enrico Galletti e Luigi Santarelli. Mamma e papà hanno il diritto di non sapere? Di dire candidamente: ma che posso mai farci io con quella chat? Lo sappiamo che è molto difficile, metto le mani avanti, sono papà, quindi ho qualche competenza in materia come tutti i genitori di questa terra, ma il punto non è quello, non è arrendersi alle difficoltà. Facciamo un passo in più o niente, se succede, succede. Come ha scritto qualcuno al 349-349-1025, la mela non cade mai troppo lontano dall'albero, ma possiamo ridurre tutto questo ad una responsabilità generica dei genitori? Poi c'è l'altra vicenda che ci riporta sempre al tema dell'educazione, in questo caso educazione al lavoro. Quello che è accaduto con la questione riders, le liste di proscrizione, perché questo di questo si tratta, dei VIP cattivi con il canino insanguinato che non danno la mancia, mettere la lista pubblica, che cosa significa? Una forma di ribellione? O, ripeto e insisto, e lo ammetto serenamente, la mia posizione, Andrea, Davide, è una discesa ulteriore nella considerazione della dignità del proprio lavoro. Andrea, da dove vuoi partire? Dal fatto che a Manduria, che non è New York, Manduria è una bellissima cittadina del Salento Tarantino, molte persone avevano segnalato, come ci riporta l'agenzia di stampa di N. Kronos, e quindi non una fake news ma un dato di fatto, molte persone avevano segnalato il comportamento di alcuni ragazzi nei confronti di questa persona che tra l'altro aveva dei problemi di natura psichica, quindi era proprio una persona debole, non c'entra l'età, il pensionato, era una persona debole che ha subito vessazioni di ogni tipo, gli rompevano le finestre con i sassi, bastonate, calci, insulti, sputi, di tutto e di più. I ragazzi non erano in due, erano in 16, di cui 14 minorenni, quindi stiamo parlando di più di una famiglia, a meno che fossero 14 fratelli, ma lo escluderei. Quindi vuol dire che comunque c'era un forte nucleo di persone che in qualche modo sapeva, non poteva non sapere. Tant'è vero che il parroco della parrocchia di Manduria e alcuni abitanti, tra l'altro anche con un discreto coraggio, perché insomma comunque non sempre, non in tutte le zone è facile presentare esposti, sono andati dalla polizia e dai carabinieri e gli è stato detto: sì sì, lo sappiamo, ce n'hanno già fatto altre segnalazioni. Allora, signori miei, io dico una cosa: va bene la legittima difesa, va benissimo, facciamo tutto il discorso sui ragazzi, che qualcuno ha scritto devono avere l'ergastolo, buttate via la chiave, i genitori, tutto va bene, ma il controllo di questo benedetto territorio italiano chi lo deve fare? L'indignato speciale? No. I genitori? Un po' sì,
ma soprattutto le forze dell'ordine che hanno ricevuto la segnalazione e se ne sono altamente fregati, come avviene regolarmente in tutte le situazioni di questo tipo. Non voglio fare esempi personali, ma vi posso assicurare che per mesi e mesi ho segnalato una serie di situazioni anomale nella zona dove abito, ai carabinieri e alla polizia e ai vigili urbani. Non è venuto mai nessuno. Mai nessuno. E sono un giornalista, sono l'indignato speciale, quindi in qualche modo sono favorito rispetto ai cittadini. L'altro tema che tu hai introdotto, che è interessantissimo, perché da un certo punto di vista ti viene spontaneo pensare, ma ad esempio, no? Fedez e la Ferragni, no? Quella che si presenta su Instagram, il cui successo principale è che ha l'inguine depilato. Bene, vuol dire che c'è dell'igiene e c'è della cura della propria persona. E quell'altro che è nudo con il cocco al posto dei genitali, no? Ecco, è chiaro che magari ti viene da dire, beh, ma caspita, con i miliardi che guadagnate, se anche gli date 5 euro a questi che sono tutti precari, non è che proprio siete dalla parte del giusto nel fare... Loro hanno detto fate i comunisti, fate quelli di sinistra con il Rolex, che è una definizione presa da una famosa fotografia di un amico giornalista di sinistra che così, insomma, parlava degli immigrati eccetera e non si era accorto che aveva tenuto il Rolex. Per carità, sono fatti suoi, lui se lo può permettere, ma chi se ne frega. È anche il titolo dell'album di J-Ax e Fedez, eh? Comunisti con il Rolex. Esatto. Però quindi, capisci, come che... dire, se lo meritano. Esatto. Cioè, però tu hai detto una cosa molto giusta. Il problema è che queste persone che fanno questo lavoro portando in giro, tra l'altro, non so se voi avete visto, ma qui a Roma capita spessissimo, passano con il rosso, perché... Perché hanno fretta, ma non è che hanno fretta perché sono... Andrea, come buona parte dei ciclisti, anche quelli che non portano, sì, il cibo. No, adesso. Non parlare di biciclette oggi perché, a Roma, perché lasciamo perdere. Qui è un'altra di quelle domeniche da cui non sai come uscire da questa meravigliosa radio. Perché c'è la manifestazione, insomma, c'è una roba... Contromano, marciapiede... Ma sì, esatto, il rispetto del codice della strada è ignoto. Talvolta loro lo fanno perché hanno bisogno di correre per la consegna, perché poi vengono pagati, no? Sono quelli però che una volta me la date poi, cottimo. Ma non c'è alcun dubbio su questo, ne abbiamo parlato e torneremo a farlo anche stamattina, però me la date una risposta subito su il vostro giudizio personale, ma vi prego flash, perché poi torniamo sull'educazione dei ragazzi, abbiamo già Marco allo 02 25 15 15. È mettere in piazza attraverso i social la lista dei presunti, poi è tutto da verificare, VIP che non danno non la mancia, dubbio, magari la mancia la danno pure e non è che sei obbligato perché non siamo oltretutto negli Stati Uniti. Un giudizio veloce me lo date, no. Andrea e Davide, non proprio rapidissimo. Fa. Non si fa. La mancia si dà, l'elenco non si pubblica, è una cosa incivile. Esatto. Direi che siete stati abbastanza chiari. Poi attenzione, mica si riduce tutto lì e torneremo a parlarne, ci mancherebbe. Vorrei prima di Marco però sentire da Luigi Santarelli al 349-349-1025, numero anche per registrare i vostri messaggi vocali. Tastiamo come sempre il polso in apertura dell'indignato speciale. Luigi. Allora, partiamo dalla lista dei riders, perché i nostri ascoltatori per adesso la pensano più o meno come Davide e Andrea. Vi leggo il messaggio di Domenico che scrive: quello dei rider addirittura è un vero e proprio ricatto ed sarebbe addirittura da denuncia. E c'è ancora Luca che scrive: le mance vanno accettate solo se offerte, non vanno pretese, altrimenti si cade addirittura nell'estorsione. Mm-hmm. E, mentre invece sul problema delle chat ci sono già alcune mamme che ci stanno scrivendo le loro testimonianze. C'è per esempio quella di Sandra che ne racchiude molte, scrive: io qualche volta provo a leggere le chat di mio figlio, ma si tratta di un vero e proprio lavoro. C'è la chat con i ragazzi del calcio, la chat con i ragazzi della scuola, quella con quelli dell'oratorio, è un vero e proprio lavoro e stare lì dietro, anche provandoci, è molto difficile. Beh, basterebbe dare un'occhiata alle chat dei genitori, voglio dire, sarebbe anche peggio. Anche qui, flash, tutti e due, mi dite, mamma e papà possono arrendersi come tra le righe, lo dico con grande affetto e rispetto, sembra trasparire dalle parole di Sandra o no? Andrea, o dobbiamo leggere, perché ci non tocca? No, non dobbiamo leggere. Non dobbiamo leggere? No. Tu dici di no. Davide? No, devi avere fiducia. Nessun genitore saprà mai tutto dei propri figli ed è giusto così, ma provare a capire e a leggere credo che non sia un diritto, un dovere. Io devo dire, sono un po' più con Davide, poi approfondiamo la posizione di Andrea. C'è Marco da Torino, caro Marco, benvenuto e buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno, restiamo proprio alle chat, mi sembra di capire, vero Marco?
Sì, io sono un genitore che si è arreso, quindi confesso in diretta la mia difficoltà. Ho due figli, uno di 19 e uno di 17 anni, con un'educazione che ritengo di aver dato nella stessa maniera entrambi, però trovo veramente difficile un controllo totale di un adolescente giorno d'oggi, anche perché poi si può creare un muro di diffidenza e di rapporto che diventa poi complicato nella gestione della vita di tutti i giorni. Ma quello che io ritengo dov'è la mia più grande difficoltà è che non ho sinceramente un aiuto dalla società. Dalla società intendo che ai miei tempi, io ormai sono solo di 50 anni, quindi non ho 10 generazioni di differenza confronto a quella dei miei figli. Oggi il consumismo e questo tipo di società permette ai ragazzi di 16 anni di andare in discoteca, entrare a mezzanotte o a mezzanotte e mezza. Questo vuol dire che prima delle 4 di mattina, alle 3 e mezza di mattina, si fa difficoltà a fare rientrare i figli a casa. Ai miei tempi, e ritengo che non sono 100 anni fa, se andavi in discoteca sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, perché Marco, fino a 18 anni. Voglio ti interrompo perché questo è un passaggio delicatissimo. E abbiamo capito che ti sei arreso, sei stato molto onesto. Però Davide credo voglia dire qualcosa, perché allora veramente alziamo bandiera bianca. Qual è, Davide? Lo chiedo sia a Davide che a Marco, che poi risponderà. E allora che ci stiamo a fare noi genitori? Perdonatemi, se non possiamo dir nulla sull'andare in discoteca a ampiamente minorenni dopo mezzanotte per tornare alle 5. Adesso, credetemi, allora, sono tutto tranne che un frate trappista, però no, è una questione di limiti. Sia per quel che riguarda le chat che per quel che riguarda la discoteca, naturalmente stiamo parlando di ragazzini, cioè di minorenni. È evidente che quando ormai siamo, lascia perdere la soglia legale dei 18 anni, ma quando siamo lì il lavoro genitore l'hai fatto. Bene o male, non c'è dubbio. Il lavoro è fatto. Detto questo, beh, non solo ai miei tempi, guardi Marco, ma anche ai tempi dei miei figli non si poteva fare, perché c'è la scuola il giorno dopo. Può essere l'eccezione, può essere la festa, ma non può essere la consuetudine. Io di più, che credo che non si dovrebbe neanche essere consentito ai locali oltre un certo orario di aver dentro dei minorenni. Questo non è una questione, diciamo così, di moralismo un tanto al chilo, è la faccenda che poi bisogna anche darsi una qualche forma di rigore nella vita e ricordarsi che se un paese che rimane ricco ha una drammatica disoccupazione giovanile, una parte di questo è dovuto anche all'impreparazione giovanile, e quindi bisogna stare attenti. Il problema non è quello solamente della giornata di scuola il giorno dopo. Io usavo questo argomento come genitore un po' deboluccio, adesso sono esonerato, diciamo così. Però voglio dire, domani c'è la scuola, eccetera. Domani c'è la scuola, dopodomani c'è la vita, bisogna anche prepararsi e bisogna anche un dovere del genitore, il regalo che fa al figlio è di fare il messia del genitore, che consiste anche nel proibire. E non è sempre detto che il genitore che proibisce ci abbia ragione, nella cosa specifica. Il problema è che c'ha ragione a proibire, c'ha ragione a imporsi, perché questo è il suo mestiere, il suo ruolo, e poi a un certo punto dovrà essere superato. Non solo se ne deve fare una ragione, ma deve essere anche contento quando ciò finalmente accadrà, solo che appunto il ragazzo o la ragazza dovrebbero a quel punto essere maturi essere cresciuti. Farlo con i ragazzini, no, questo non. L'idea che i ragazzini, ho letto sui giornali a proposito di questa cosa di Manduria, dice ma non c'è nient'altro per divertirsi che il bar. E ragazzi, siccome c'è solo il bar, a parte il fatto che il mondo oggi funziona online e quindi questa cosa, ma anche ammesso e non concesso, ci fosse solo il bar, così, per questo si può andare a rompere le scatole a un signore anziano con handicap, con problemi cognitivi. Cioè, questa è una tragedia. E ti rendi conto che è una responsabilità collettiva. Esatto. Cioè, tollerare che qualcuno possa dire questo, possa anche solo immaginare di poterlo dire, è un fatto. Poi veniamo sulla questione delle mance, che ci arriviamo molto anche sul nostro mercato. Ma è il lavoro, l'educazione al lavoro, perché di educazione parliamo oggi all'indignato speciale. Marco, ti abbiamo fatto venire un dubbio, perché anche qui devo dire mi sento totalmente con Davide, altrimenti che ruolo abbiamo noi mamme e noi papà se non abbiamo più la forza di proibire qualcosa? Qui non si tratta di chiuderli in casa, di non farli vivere, ma stiamo parlando, se hai 14 anni, che non puoi tornare a casa alle 5 del mattino. A me non sembra una cosa fuori dal mondo, Marco.
Dottor, io sono d'accordissimo con voi e state parlando con una persona che ritiene che se almeno qualche volta nella vita un figlio non odia il padre, tra virgolette, vuol dire che il padre ha sbagliato il mestiere, perché hai ragione. Si pongono dei limiti, certamente poi il rapporto diventa... Anch'io penso nella mia vita di avere, tra virgolette, odiato mio padre perché mi poneva dei limiti della mia vita quotidiana. L'ultima cosa che voglio dire, poi vi lascio la trasmissione, è che comunque oggi la soglia del divertimento dei ragazzi si è alzata molto. Quello che per noi una volta era un divertimento, anche solo incontrarci nella piazza del paese, incontrarci nel bar del paese, oggi non basta più. Oggi questo rapportarsi con la massificazione ha portato a un livello del divertimento che si è dovuto alzare notevolmente. Oggi bisogna fare dei chilometri per andarsi a divertire e soprattutto non ci si abitua più a vivere, tra virgolette, con la noia, con poco. Noi ci si divertiva con molto meno. A me dispiace fare questo discorso perché mi sembra di fare quei discorsi da... No, ma ci sta, Marco, non dobbiamo vergognarci, però sai, sono le stesse identiche cose che io sentivo nell'era amarissima delle stragi cosiddette del sabato sera. Sono ormai passati 20 anni, quindi una generazione è andata, e si dicevano esattamente le stesse cose. Ah, non è più come i miei tempi, ah, una volta mi divertivo alle 9 di sera, adesso devo fare mezzanotte. Sono passati 20 anni. Per fortuna abbiamo ridotto il numero delle vittime sulle strade perché i controlli hanno fatto passi da gigante, l'educazione ha fatto passi da gigante, però non trinceriamoci tutti, e lo chiedo anche ai ragazzi allo 02 25 15 15, a cominciare da Luigi ed Enrico al Social Corner, dietro questi che poi in definitiva sono anche un po' comodi luoghi comuni, o no? Luigi, partiamo da te. Uno, ti è mai capitato di voler intimamente, magari anche ad alta voce, mandare a quel paese mamma e papà perché ti hanno detto di no? E poi questa faccenda del adesso bisogna alzare la soglia del divertimento, che significa? Lo chiedo al ventenne, Allora, significa che i tempi sono cambiati ed è vero che ci si diverte in modo diverso, ma posso dirlo, io sono contento che si sia anche andati oltre il bar del paese, non perché non penso che un ragazzo della mia età non si possa divertire al bar del paese con gli amici, ma sono contento che un ragazzo, e queste sono le potenzialità di internet che dobbiamo saper sfruttare al di là delle negatività, abbia ampliato i propri orizzonti usando anche il cellulare e abbia scelto di divertirsi anche in modo diverso, anche girando, uscendo dal proprio piccolo paese. Non sto demonizzando il paese, ma sto dicendo che divertimenti nuovi non sono tutti negativi, non bisogna per forza andare in discoteca alle 5 del mattino. Tra l'altro, apro una parentesi, ci sono alcune discoteche, perché spesso si fa così tardi? Perché alcune discoteche ammettono un'entrata a una certa ora a prezzo ridotto, se non addirittura gratis. E quindi questo purtroppo è una pratica, secondo me. Dilla fino in fondo, perché poi si guadagna sulle consumazioni. Leggi alcol, sì. Perché pure questo va detto, no? Andrea, Davide, perché sennò, se scindiamo i due temi, quante volte ne abbiamo parlato quando dedicammo la domenica a quella tragedia allucinante della discoteca, emersero tutte queste tematiche. Ah, non c'è dubbio che... E questo è uno dei grandi problemi. Quando io parlo di mancanza di controllo, parlo anche di mancanza di controllo degli esercenti dei locali da parte di chi dovrebbe fare questi controlli, anziché prendere qualche volta, e lo dico con serenità, le mazzette dagli stessi, come si dice, gestori. Perché non è veramente possibile che a un minorenne venga data la possibilità di bere, ad esempio, la vodka, che è un liquore assolutamente... buono, soprattutto se di qualità, eccetera, ma che in un cervello, ma non in un cervello nel senso di psicologia, che proprio nelle cellule cerebrali di un ragazzo che non è preparato a questo tipo di impatto può provocare danni non indifferenti nel comportamento. Ma non scherziamo, ma di quello stiamo parlando. Se fa entrare a mezzanotte gratis, come ha ricordato giustamente Luigi, su che cosa guadagna il locale secondo voi? Dai campanellini a vento? Del resto si può fare qualcosa di diverso. Noi abbiamo fatto un esperimento sociale quest'inverno come RTL 102.5 facendo la discoteca, come facevamo un tempo, siamo tornati indietro in qualche misura di 20 anni, l'abbiamo fatta a Bergamo per le famiglie e non c'era un goccio di alcol, c'era un controllo assolutamente ferreo su chi entrava nella discoteca, peraltro si adibiva una parte di un centro commerciale, appunto quello dell'Orio Center. Perché lo cito? Perché le cose si possono fare. È la bandiera bianca di Marco, lo dico con grande rispetto, che mi spaventa. Non è l'attacco alle discoteche. Ma che c'entra? Ma figo, se si fa business va bene. Però bisogna ricordare che chi
trasgredisce le regole finisce col fare concorrenza, appunto sleale, perché trasgredendo le regole, esatto, a chi fa la discoteca normale. Bravo. Perché se c'è la discoteca della trasgressione e la discoteca del divertimento, secondo voi dove? Hai ragione. Abbiamo un'amica allo 02 25 15 15. Tra poco una marea di vocali, li stiamo selezionando. Continuate a registrare 349 349 1025. Però con Enrico Galletti, altro ventenne, a cui chiedo: hai mai, tutte le virgolette del caso, detestato mamma e papà per un no? Sì, è chiaro, è capitato, e l'impressione che forse mi lascia un po' stupito stamattina è che ci siano davvero tanti genitori, li sentivo anche ora al telefono, che appunto si arrendono e dicono: noi non possiamo fare niente, non possiamo metterci a leggere le chat, non possiamo andare a controllare i nostri figli. E invece io sono d'accordo con quello che dicevate prima, che se i genitori esistono e hanno un ruolo, devono continuare a portarlo avanti. Vi hanno, Luigi ed Enrico, mai letto la chat? Che voi sappiate, ovviamente. Che io sappia, no. Che tu sappia no, Luigi neanche. No. Oddio, Davide, a vederli mi dice: ma sono troppo bravi ragazzi. Ma in realtà, come dire, mai fidarsi delle apparenze quando fai di mestiere il genitore. Intanto per cominciare, tenete presente che se i ragazzini e i ragazzi hanno una capacità digitale superiore alla mia, quindi già prova, prendilo un telefono, accedi se sei capace. Esatto. Dire. Cioè, c'è un ostacolo all'ingresso. Non è il diario di una volta. Esatto, non è il diario di una volta. Però attenzione, ragazzi, stiamo parlando di una sbirciatina, di una discussione, di un chiedere, di un interloquire cortese. Mica stiamo parlando di spionaggio, la CIA, si chiama Cambridge Analytica, no? Esatto. Posso dire, stiamo parlando di un rapporto sano, certo, genitore figlio, fatto anche di domande scomode. La verità è che molte mamme e molte papà non hanno voglia di far domande, un po' per la paura delle risposte che potrebbero arrivare. È un po' perché se ne stanno già con infatti loro col terminale in mano. Eccolo lì, tra poco ancora voi in diretta qui all'Indignato. RTL 102.5 in diretta 24 ore su 24 in radiovisione. Siamo nella prima ora dell'Indignato speciale. Tra l'altro, se siete con noi in radiovisione al 36 del digitale o 750 di Sky, avrete seguito la magnificenza del video che accompagna Miracles, un pezzo che è sostanzialmente un viaggio. Tra l'altro vi invito anche a dare un'occhiata al testo in italiano, un viaggio, le radici degli Stati Uniti d'America fatte di immigrazioni europee, per lo più non solo europee naturalmente, ma molto i tedeschi, gli irlandesi, gli italiani evidentemente, e non solo, tanti polacchi. E nella lista dei nomi chiaramente non anglosassoni da cui parte questo pezzo dei Coldplay c'è tanto della storia degli Stati Uniti. Vedete, la musica veramente, se si va oltre, come dire, se ci permettiamo qualcosa in più del semplice ascolto di un brano, ci può veramente aiutare. Stiamo parlando oggi all'Indignato speciale dell'educazione da tutti i punti di vista dei nostri ragazzi, e fra poco anche educazione al lavoro. Il caso Rider di Milano, a Milano è esploso, ma la vicenda Rider ovviamente non è limitata, anzi, al capoluogo lombardo. Andrea, Davide, ieri banalmente c'è stata un'agitazione a Torino, oggi è in programma un'altra di Rider a Bologna. 02 25 15 15 per intervenire in diretta, i vocali come promesso al 349 349 1025 con la vicenda Manduria e quindi questi genitori che nulla sapevano dei propri ragazzi, che avevano praticamente messo su una baby gang, le cose vanno chiamate con il loro nome, e poi più in generale il saper dire di no. Sentiamo subito due vocali, poi più tardi altri due in arrivo. Buongiorno, Michele da Foggia. A Manduria tutti, ma dico tutti, sapevano di cosa stava accadendo, quindi sono tutti colpevoli, tutti. Salve. No, però, cioè, è vero che la polizia magari non sta controllando, ma non esiste che dei ragazzi facciano delle cose del genere. Cioè, lì manca proprio, e soprattutto il genitore ha il dovere categorico di insegnare l'educazione civica ai ragazzi, il rispetto per la vita, per gli altri, per le cose degli altri, per le cose proprie. Non esiste proprio. Cioè, lasciamo stare la polizia che non è intervenuta, ma il problema è a monte: 16 ragazzi, vuol dire che c'è un fallimento della società, no, della polizia. Ha molto colpito, vero Enrico, allo 02 25 15 15 quell'espressione usata dal nostro primo ospite Marco: ho alzato bandiera bianca. Eh sì, tantissimo, e da lì sono arrivate tantissime telefonate, tanti messaggi proprio sul ruolo dei genitori. Grazie al cielo non tutti sono d'accordo, come Antonella da Rimini. Come stai? Buona domenica.
Buona domenica a voi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Antonella. Complimenti, vai, per la trasmissione. Grazie. Dunque, io sono una mamma di due giovani adulti, 26 e 22 anni, che sono stati naturalmente anche adolescenti e preadolescenti. Non ho mai controllato le loro chat, semplicemente perché fino a una certa età non avevano possibilità di accedere a delle chat, facevano altre cose. E posto che un genitore per sempre, purtroppo e per fortuna, che è una fatica fisica poter fare da contenimento ai propri figli, ma ci sono cose sulle quali non esiste trattativa. A me torna in mente l'episodio successo nelle Marche, nella discoteca, dove c'erano bambini di 10 anni e quella regione, se i genitori accedessero ai dati, alla più alta percentuale di abbandono scolastico e un'altissima percentuale di consumo di droga. Per cui qualche domanda, i genitori, anziché alzare bandiera bianca, capisco che sia faticoso perché io poi ho una cartolibreria dove vendo materiale scolastico, quindi tutti i giorni vedo genitori e bambini o ragazzini, e la bandiera bianca purtroppo si sta alzando sempre prima. E questo è... Ci fai un esempio? Ci fai un esempio, visto che sei, come dire, privilegiata, perché li vedi tutti i giorni, li vedi anche in quelle meccaniche che sono tipiche, no, di una famiglia. Ma non so, ad esempio io noto, e poi lo noto con molta più facilità perché ora i miei figli sono grandi e probabilmente avrò fatto anche quegli errori, ma non credo, vedendo i risultati. Non so, bambini di quarta elementare che entrano a volte da soli e scelgono le loro cose, e secondo me questo non è corretto. Oppure se entrano con la mamma, diciamo, perché la mamma è quella che dedica più tempo, che c'è di più, scelgono una cosa, la mamma interviene e il bambino in quarta elementare, terza elementare, dice alla mamma: tu stai zitta, a voce alta naturalmente, la mamma sta zitta. C'è una cosa che a me non sarebbe potuta succedere, perché avrei reagito anche in maniera violenta, dura, proprio anche in pubblico, non avrei aspettato di essere a casa. Oppure non so, la scelta di alcuni bambini che è decisa, perché i bambini sanno esattamente quello che vogliono se noi li aiutiamo e li conteniamo, che vengono nella loro scelta portati sulla scelta della mamma. Quindi alla fine il bambino molla e dice: ok, facciamo questa cosa qua o prendiamo questa cosa qua, che sembrano cose banali, però se si incominciasse ad avere più fiducia nei propri figli, ma comunque contenerli, perché devi contenerli, non puoi alzare bandiera bianca, non è possibile, perché veramente è una sconfitta. È rischioso. Andrea, Davide, che non ci sono trattative su alcune cose. A 10 anni tu non vai in discoteca, non ci vai neanche a 15, non vai a vedere il concerto del tuo artista preferito, non ti accompagno, non ci vai proprio. Okay. Ci sono cose che non vengono trattate. Che ne dite? Che ne dite dell'intervento di Antonella? Che naturalmente comporta fare il mestiere del genitore, che non è solamente quello di godersi i figli. A parte che la signora Antonella fa alla cartolibreria, no? Mi ricorda una nostalgia, cioè, quando si andava a comprare il quinterno per il compito in classe, era fenomenale. Prego, scusa, il quinterno. No, questo manca anche a me. Perché tu sei nato già in un'epoca in cui voi avevate la Pennobino. Aspetta, proviamo a Pennobino. No, non so di che stai parlando. Proviamo con Enrico e Luigi. Che ne dite del brontosauro che ha appena parlato? Sono curioso veramente di sapere cosa sia. Cos'è il quinterno? Sì. Sono 5 fogli di carta protocollo. Signora, mi aiuti, che qua siamo finiti in un'epoca in cui protocollo. Sono pacchettini da 10, non so, e sono tutti chiusi. Non so se è il decerno. vedi la deriva della società, dal quinterno si è passato allo scuso. La signora solleva un problema, che quello, se un ragazzino dice alla madre: tu stai zitta, è largamente probabile che l'abbia sentito dire. Qualcuno ci ha già mandato messaggi all'inizio della trasmissione: avete visto, era ancora una volta colpa delle famiglie. Allora, l'educazione dei figli è responsabilità delle famiglie, su questo non ci piove, e quindi se le cose vengono male, se la frittata viene storta, è responsabilità delle famiglie, dei genitori. Inutile. Però questo, i genitori mica vivono in una monade isolata dal mondo, certo. Ragazzi, il linguaggio pubblico che si usa in questo paese ormai è di una violenza, di una volgarità incredibile, e non solo in questo paese, Il linguaggio della comunicazione sincopata
porta talmente ad utilizzare, diciamo così, un modo di esprimersi fatto di arroganza, di affermazione del mio io, anche di prepotenza nella postura. I bambini sono bambini, si guardano attorno e vivono nel mondo in cui... Il processo imitativo è una delle regole fondamentali dell'educazione. Però voglio dire, non è che noi siamo nati nel paradiso terrestre, non è che siamo nati in un posto dove non esisteva violenza, dove non esisteva prepotenza, dove non esisteva sopraffazione, però gli scapaccioni, se avessi detto a mia madre tu stai zitta... Avevo un problema poi a rialzare la testa dopo gli scapaccioni. Finiva male. E alzava le mani, ma avrebbe avuto perfettamente ragione. Sai cosa manca? È capitato così spesso. Cosa manca è un aspetto molto interessante, del quale ho letto anche di recente: il senso di colpa. Cioè, tu potevi dire a tua madre stai zitta, magari lei non ti picchiava, però ti guardava con profondo dolore, dispiacere, no? Che era peggio. E tu avevi il senso di colpa, no? Dicevi, oddio, adesso come faccio a rimediare? Perché è difficile poi chiedere scusa, no? Scusami mamma, non volevo. È difficile. Guardate, io mi ricordo una volta, io odio chi bestemmia. La blasfemia per me è una cosa insopportabile. I ragazzi oggi dicono delle cose che sono veramente vergognose. Hai ragione. Ma quando io mi ricordo ancora adesso che una volta mi scappò, no? Un porco, eccetera, e lo vivo ancora in questo momento, saranno passati forse 50 anni, con un lieve senso di colpa e di fastidio, non per aver detto quella cosa, oh Gesù d'amore acceso, non ti avrei mai offeso, come si diceva nella giaculatoria dei nostri tempi. No, ma nei confronti di mia madre, che mi fece notare immediatamente e con fermezza che si poteva dire tutto, magari anche una parolaccia, ma non la blasfemia, non la bestemmia, no? Ecco, io sento dei ragazzi oggi fuori dalle scuole, quando si cammina, eccetera, è una cosa impressionante, cioè non c'è più nessun rispetto per nulla. Non tutti, ragazzi, stiamo parlando di fenomeni, perché ci sono, c'è Luigi, c'è il nostro Enrico, ci sono ragazzi intelligenti, simpatici, bravi, capaci. C'è anche chi ci ha scritto che sono mediamente più educati dei loro anziani, mettiamolo così, dei loro maggiori, che ci sta. Non è del tutto lontano dalla verità, perché sui social, per esempio... Basta andare allo stadio. Ma lasciamo perdere lo stadio perché mi viene l'orticaria. Non per tutto, anche in quel caso, ma date un'occhiata ai social, ma appunto, più che maturi, appunto, quelli che si scatenano in un modo veramente vergognoso. Quanto alla bestemmia, Andrea, io semplicemente non sarei sopravvissuto ad una bestemmia in casa, credo. Sarei stato cacciato fisicamente di casa. Grazie mille, Antonella, del tuo intervento. Facciamoci un sorriso perché c'è un archeologo che ci scrive, no, non è un archeologo, ma viva il quinterno di fogli. E poi precisa, si comprava un foglio per la bella e uno per la brutta. Esattamente, certo. A meno che non si fosse prolissi, in quel caso ne servivano di più. Ma quello dipendeva dallo stile, esatto, di ciascuno. Devo segnalare a Davide Giacalone che dalla regia, mentre tu parlavi del quinterno, mi hanno fatto notare, questa sembra una pagina del libro Cuore. Credo che Pio Ingegno abbia assolutamente ragione. A proposito di regia, chiacchieravamo degli esempi che si possono dare con Massimo Alberti, che ci segue questa mattina in radiovisione, completo la squadra, a Roma c'è Andy Ceccarelli. Io prima ho fatto riferimento all'esperimento di RTL 102.5, voluto e cercato, della Discoteca Nazionale dell'inverno appena passato. Aprivamo alle 11 Massimo e si chiudeva all'1 del mattino. Quando Massimo, come dire, ha passato qualche serata della sua vita a mettere i dischi nelle discoteche come Pio, quando gli altri all'1 manco avevano aperto in molti casi. Ora, il punto, adesso vi voglio fare una domanda velocissima, senza cercare nessuna polemica, però, visto che qualcuno ha avuto l'idea di dire alle radio non mettete X canzoni ma mettete Y canzoni, ma perché nessuno alza il ditino e propone un minimo di regolamentazione degli orari dei locali frequentati da minori? Io l'ho detto con franchezza. È vietato? Non è che è vietato, non conviene. Vabbè, allora... No, Fulvio,
è impopolare. Lì vi volevo. Perché l'Italia è fatta così. Tutti quelli che non ci vanno non gliene frega niente, che non hanno figli, eccetera. Tutti quelli che ci vanno è impopolare. Siccome io devo essere popolare presso quelli che ci vanno, presso quelli che vogliono essere rigoristi, presso quelli che fanno i frati trappisti, così via, a ciascuno dico quello che è, e in questo la comunicazione digitale è micidiale. Certo. Perché ciascuno comunico quello che a loro fa piacere. Ma gli esercenti a Roma hanno già protestato per la chiusura, il divieto di vendita alle ore 21 in alcuni quartieri della Movida, e anche la gente ha protestato, quindi evidentemente è qualcosa che non ha detto benissimo Davide, è come quello che ha proposto i 4.000 euro di bonus per chi si sposa, no? Solo in chiesa. Sa benissimo questo parlamentare, non dico neanche di quale partito, non me lo ricordo, sa benissimo che una legge di questo genere è anticostituzionale e non passerà mai, no? Gli Però piaceva intanto, far sapere che lui ha fatto questa cosa. Esatto, intanto quando gli diranno di no, lui però cercherà di raccattare voti in ambienti. Normalmente sono tutti separati e plurifidanzati. Vabbè, questo. Io quantomeno incomincerei a chiedere indietro i 4.000. È l'unica certezza, come dire. Andiamo da Luigi e poi da Enrico, Social Corner, prima di ascoltare altri vocali al 349-349-1025. Il rapporto genitori-figli, bandiere bianche che si alzano, mamma e papà, per fortuna Luigi, che però si arrabbiano davanti all'idea di un genitore che si arrende. È così? Esatto, di testimonianze ne stanno arrivando veramente molte. Inizio con questo tweet di Marco con hashtag indignato speciale, che è anche un po' una provocazione, perché Marco scrive: se conoscete bene i vostri figli non avete bisogno di leggere le loro chat. E ancora, i genitori sani hanno il dovere, e qui riprendiamo quello che diceva Davide, no, il dovere, non il diritto, ma questo attiene al rapporto e ai valori che hanno seminato i nostri genitori. Oggi a scuola il genitore non è un referente educativo interessato alla correzione del figlio, ma è più interessato a prendersela con l'insegnante di turno. E anche qui apriamo un tema di cui abbiamo anche tra l'altro parlato in molte altre puntate. E ancora, sempre Domenico: buongiorno, un genitore si accorge di come si comporta un figlio anche se non lo segue sui social, basta seguirlo nella vita. Questo è vero, sarebbe utile, diciamo, non affidarsi necessariamente a Instagram. Enrico? Eh sì, arrivano tanti messaggi proprio sul ruolo dei genitori, come quello di Sabrina, che dice: la verità è che cambiano i tempi, cambia l'offerta, cambia il divertimento, ma la cosa che non dovrebbe cambiare è l'attenzione discreta e l'occhio attento dei genitori. E poi c'è Paola da Milano che dice: tenete presente però che gli adolescenti odiano i genitori a prescindere, me lo disse mio figlio in una conversazione avuta qualche anno dopo la sua fase transitoria. Certo, io non ero un genitore simpatico e carino, ma non era mio interesse esserlo. Poi odiano, adesso, no? Usiamo i verbi e la terminologia corretta. Si può essere severi essendo anche carini. Esatto. È una fase di distacco, ragazzi, dai, non è odio, è una fase di distacco naturale. È stato sincero, ha detto: io non ero simpatico. Sforziamoci di esserlo un pochino. Andiamo a sentire i due vocali, poi abbiamo Jerry. Vorrei sentire anche quel ragazzo, il 18enne o 20enne, allo 02 25 15 15. Prima i vocali. Andiamo. Buongiorno RTL. Secondo me il fallimento di questi ragazzi è il fallimento di tutta la società. Finché pensiamo che è solo colpa di una famiglia, la colpa è della scuola, è colpa della famiglia, la colpa è dei vicini, la colpa è della gente che si gira quando vede certe cose. Grazie, ciao. Quando i miei figli erano in età adolescenziale ho letto le loro chat a loro insaputa, chiaramente, e grazie a questa cosa scoprivo che i miei figli non erano perfetti come pensavo. Naturalmente dopo li affrontavo e eventualmente c'era la punizione. Io credo che noi genitori si debba dare il buon esempio, e solo con il nostro buon esempio possiamo trasmettere dei valori che quando i nostri figli saranno più grandi daranno i loro frutti. Grazie, ciao a tutti. Bellissimo il messaggio di questa mamma, scoprivo che non erano così perfetti, io aggiungo meno male. A proposito, grazie al cielo, e infatti quelli perfetti aiuto. Sono pericolosi. Sono arrivati due messaggi insieme, se ce ne sono altri dal Social Corner poi ce li segnalate, sono rivolti proprio a me. Entrambi dicono: ho capito, vuoi l'educazione balilla, ma che state dicendo? Che state dicendo? Ma semplicemente, banalmente, amerei delle mamme e dei papà che non alzino bandiera bianca. Ma che c'entra questo con l'educazione balilla? Ma lasciamo stare. C'è Jerry che di mestiere fa il professore, quindi ne sa certamente più di noi, da Piacenza. Vero Jerry? Buona domenica.
Buona domenica a voi, grazie di avermi ospitato nella vostra trasmissione. Sì, ruolo difficile il mio, chiaramente, perché appena adesso ho sentito appunto un vocale, la colpa è della scuola, può anche darsi, però io credo che non esistano, per quello che posso vedere tutti i giorni, cose diverse da un'epoca passata. Tutte le epoche hanno i loro problemi, le loro cose belle e le loro cose brutte. I ragazzi odiano i genitori, ma no, i ragazzi sono ribelli a prescindere, lo sono sempre stati, lo sono e lo saranno. Il problema di fondo qui, da come posso vedere io tutti i giorni, che ho appunto a che fare con questi ragazzi di 15, 16, 17 anni, è l'apatia che in alcuni di loro è insita in modo radicale. Questo è quello che deve far pensare e ragionare a noi adulti. D'altronde questi ragazzi qui sono figli di una quale generazione? Generazione che è cresciuta nel pensare che il benessere effimero potesse portare a chissà quale soluzione. I ragazzi non hanno colpe, i ragazzi sono spugne e assorbono questa società, i problemi di questa società. Jerry, vogliamo sentirlo un ragazzo e magari facciamo commentare a lui le tue parole, che sono di grande rispetto e affetto per i ragazzi e invece abbastanza dure per mamma e papà. Riccardo da Varese, che se non sbaglio è intorno ai 20 anni. È così, Riccardo? Benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, 22 anni. 22 grazie anni. Per avermi abbassato l'età. Insomma, dai, che tu puoi anche darla l'età reale, direi, senza particolari certo. ostacoli. Hai sentito un professore? Parole importanti. Che ti senti di dire? Ho sentito il professore e tra l'altro il fattore educativo è uno di quelli che io ho considerato e ho tenuto presente in questa vicenda. Chiaramente io sono convinto che i due fattori educativi principali siano quello dei genitori, quello della famiglia, l'ambiente familiare e poi l'ambiente scolastico, cioè le due formazioni sociali in cui un individuo, un ragazzo emerge sono proprio quelle due lì, per cui hanno tutte e due una fonte di responsabilità, una fonte di possibilità per la crescita di un individuo maturo che possa fare quale del bene pesa di più? Riccardo, quale pesa di più? Io credo che siano due gradi successivi, ci sia una partenza che venga data dalla famiglia e poi subito dopo si costruisce il fattore scolastico. Quindi io penso che la base venga data dalla famiglia e poi sta alla scuola vedere un attimino di portare avanti quanto di buono è stato fatto dalla famiglia ed è fatto dalla famiglia e invece tentare di correggere quanto non viene fatto dalla famiglia. Io penso che mi veniva da pensare questa cosa qui riguardo alla vicenda. Ragazzi che mi sembra non abbiano avuto la consapevolezza di star facendo qualcosa di sbagliato, perché altrimenti non lo fai per tanto tempo e non lo condividi su WhatsApp con dei video. Non ci arrivavano proprio, non ci arrivavano proprio. Guardi Riccardo, credo che lei abbia perfettamente ragione. Ne parliamo tra poco, Davide. Sì. Stai qui, c'è Cremonini. Buona domenica a tutti da RTL 102.5, Andrea Pamparana, Davide Giacalone a Roma, Fulvio Giuliani a Milano, ci sono Luigi e Andrea che vi gestiscono al Social Corner, si parla di educazione, siamo partiti dal caso Manduria, non ci siamo dimenticati della vicenda Riders, tanti messaggi anche su quello, tra poco ne parleremo allo 02 25 15 15. Ascoltando Ligabue pensavo, prima un'amica Antonella diceva no, non si va al concerto, anche lì dipende ovviamente, per esempio se andate a un concerto di Ligabue trovate, come quello di Vasco, intere generazioni che vanno spesso insieme ai concerti. Adesso non dico nonni, figli e nipoti, ma in alcuni casi sì, certamente da Vasco sì. Quindi vedete, dipende. Quello che lascia perplessi è quando si vedono ragazzini che non sono neanche ragazzini, sono poco più che bambini, magari in situazioni che oggettivamente non sono, posso dire, consoni. Allora ringraziamo Jerry, il nostro professore di Piacenza, perché non siamo più riusciti a metterci in contatto con lui. Ma Riccardo è con noi allo 02 25 15 15, un ragazzo che aveva fatto una bella riflessione su cui ascolteremo Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Però per le parole di Jerry, per quello che ha detto, il non puntare il fucile addosso alla scuola e ai professori, sentiamo questo vocale. Ciao, sono Cristina da Biella.
Non si può sentire che la colpa è della scuola. I bambini arrivano già alla scuola elementare che sono maleducati. I genitori non sono in grado già dai primi anni di vita ad insegnare il rispetto per le cose, le persone e gli animali. E di conseguenza cosa si può pretendere? Arrivano al punto di aggredire i professori, è tutto detto. Riccardo, è quello a cui facevi riferimento tu da ragazzo che la scuola l'ha lasciata da pochi mesi ormai, visto, si può dire, visto che hai 22 anni. Sì, è chiaro che nel momento in cui già dalle scuole elementari si parta da una situazione negativa, diventa molto complicato per la questione scolastica risolvere problematiche che già esistono. Però in tutti i casi bisogna vedere se lasciar peggiorare quelle situazioni o cercare di riprenderle. Io penso che l'istruzione, la scuola debba fare di tutto, debba fare il possibile, poi magari non ci saranno risultati positivi, però quantomeno tentare con ancora più forza la possibilità di recuperare certi ragazzi che sono bambini o ragazzini oggi, ma domani saranno a loro volta genitori. Quindi se gli si mettono davanti i loro errori, gli si fa capire che stanno sbagliando, magari vanno avanti a sbagliare, sbagliano un po' di meno e poi non fanno sbagliare i loro figli più avanti. L'hanno fatto con te i professori? Ma allora, guarda, io ho fatto questo parallelismo tra quei ragazzini di 12, 14, 16 anni e me in quell'età. Io in quell'età lì facevo uno sport agonistico che mi teneva impegnato tutta la giornata e tutti i miei pensieri. Io andavo a scuola e poi andavo a nuotare e quindi io non avevo in mente altre cose, io avevo quelle idee lì e quindi non avrei mai pensato di fare cose di quel tipo perché avevo un ideale da portare avanti. E quando ho finito ho smesso di credere in quell'ideale perché sono cambiate le mie prospettive, le mie esigenze, ne è subentrato un altro che lo ha sostituito e comunque mi permette di essere concentrato anche oggi a 22 anni su cose che io ritengo meritevoli del mio tempo. Davide, ben quindi, 22 anni, è interessante come tutto sia relativo. Ha parlato dei suoi 16 anni, cioè 6 anni fa, come tu potresti parlare dei tuoi 30, adesso lo dico con grande rispetto. È passato meno tempo in secondo caso. Quindi, allora Davide, perché è interessante quello che diceva Riccardo? È interessante perché naturalmente è tutto va in qualche modo, non è che relativizzato, non è che non esiste l'errore dell'adolescente o del più giovane. Cioè, è quello che hai attorno. Insomma, se voi guardate i film di Fellini, Amarcord, c'è la figura dello scemo del paese che viene preso in giro, no? Come no? Se pensate a Nuovo Cinema Paradiso, il film di Tornatore, bellissimo, no? C'è quello della piazza, è mia la piazza, cioè quello un po' esaltato che gira per la piazza, diciamo, rivendicandone la proprietà. Punto qual è? È che se la banda di ragazzini, che c'è sempre stata, passa e lo prende troppo in giro, oppure addirittura mette le mani addosso, a un certo punto nel film, come nella vita, usciva da qualche parte il genitore dotato di bacchetta e quelli, diciamo così, si facevano passare la voglia per molto tempo. Questa, adesso senza la bacchetta, che è il principio di autorità. Il piccolo derby che c'è fra i messaggi che riceviamo su questo tema, no? La famiglia, la scuola, no? La comunicazione, i film, i giornalisti. Non è che la gara è a chi riesce a scaricare la responsabilità di più su qualcun altro, è che tutto questo ha a che vedere col principio di autorità, e cioè il riconoscere che a delle cose, a delle bisogna necessariamente obbedire. Quando sei ragazzino, i genitori, il docente a scuola, quando diventi più grande, le leggi, le norme che regolano la nostra convivenza civile. Non c'è dubbio, se chi esercita l'autorità non è autorevole, cioè non è credibile, è un mollaccione, se i due genitori passano metà della loro giornata a insultarsi, diciamo, sanguinosamente a vicenda davanti ai figli senza avere quella che, diciamo, quella giusta dose di prudenza e di ipocrisia, cioè aspettare che non ci siano e poi magari, come diciamo nelle dinamiche normali, può procedere anche all'apposita lite. Se chi interpreta il ruolo dell'autorità pubblica non è degno di questo, tutto questo non giova alla salute collettiva e personale, ma non assolve nessuno, perché se poi alla fine insegui il signore di 66 anni perché ha delle difficoltà cognitive, lo pigli a schiaffi, fai lo sgambetto, gli rompi la finestra, sei un delinquente.
ed è bene che qualcuno te lo faccia notare e possibilmente ti punisca. Per l'unico regalo che possiamo fare a questi ragazzi è che siano puniti, perché dove diventino degli impuniti è la loro vita che si rovina, oltre naturalmente a quella collettiva. E poi Fulvio, sai, noi dai nostri microfoni, dalle nostre realtà, dai nostri amici dei social corner eccetera, abbiamo una visione della realtà di persone intelligenti, che hanno studiato, diciamo così, di un certo livello culturale, no? Ma guardate che ci sono delle realtà, soprattutto che riguardano il grave disagio giovanile. C'è stato un aumento, ne parlavo con l'amico Stefano Vicari del Bambino Gesù, c'è stato un inquietante aumento dei tentativi suicidiari nei giovani, con l'abbassamento della media dell'età. Cioè, prima erano tentativi, a volte solo dimostrativi per fortuna, intorno ai 16-17 anni, adesso siamo arrivati anche a 11-12 anni, quindi c'è qualcosa, c'è un malessere evidente. L'apatia di cui parlava il professor Gerri, secondo te può essere una risposta? Assolutamente sì. Mm. Il ragazzo prima diceva, Riccardo, certo. Cioè andava a nuotare, io ricordo i miei 5 giorni alla settimana alla piscina Cozzi a Milano a nuotare, indubbiamente non avevi molto altro a cui pensare. Il nuoto poi è fantastico perché svuota la mente, pensi solo con te stesso. Ma la cosa drammatica è che non siamo, io insisto, tutte le volte lo dico, ogni tanto qualcuno dice che sono anche diventato razzista. No, non è una questione di razzismo. Non siamo tutti uguali, non siamo tutti intelligenti, non siamo tutti capaci di cogliere le opportunità della vita. A me piacerebbe andare a fare uno studio su questi ragazzi di Manduria per capire che cosa c'è dietro di loro, per capire cosa c'è anche dentro di loro, e forse non troveremmo quello che troviamo in tanti altri ragazzi nelle nostre città o anche nei paesi più piccoli, perché insomma, ad esempio la Puglia è fatta anche di realtà minori, no? Però bellissime, tutto quello che vogliamo. Ne parliamo solo quando dobbiamo elogiare le qualità dell'olio e del turismo. No, c'è proprio una povertà di spirito che è quello che non ci rende tutti uguali. E lì la scuola deve intervenire. La scuola deve educare, non all'educazione civica. La scuola deve insegnare, ma attraverso la conoscenza tu sei anche in grado di superare le difficoltà e arrivare ad una educazione. Perché noi, qualcuno l'ha già detto, viviamo sulle spalle di giganti e dobbiamo trovare professori e insegnanti che ci aiutino ad entrare in quel mondo, insieme ai genitori, laddove è possibile, perché non sempre lo è. Caro Davide, caro Andrea, Davide lo sa bene, è una mia idea, una mia posizione, me ne assumo la responsabilità. Tutto questo si innesta però in un paese, in una società che è adolescente. L'Italia sta attraversando una fase di eterna adolescenza. Nessuno è responsabile di niente, a qualsiasi livello. Guardatevi intorno, dai più alti a quelli più veri normal people, sembra che nessuno sia responsabile più di nulla. Sì. È quel principio di autorità e anche autorevolezza, aggiungo Davide, che onestamente lamentiamo. Voglio chiedere a Riccardo, prima di lasciarlo andare alla sua domenica, l'altra grande vicenda che abbiamo deciso di affrontare, la questione rider o riders, quando si parla in italiano non dovremmo mai metterlo al plurale, il termine inglese, la questione... Come? Fattorini. Se, comunque, vabbè, rider ci capiamo, chi consegna il cibo a casa. Tu che sei più o meno coetaneo di molti di loro, non sono solo ragazzi, però la maggioranza sono ragazzi. Riccardo, come hai vissuto da spettatore questa vicenda? Posso chiedertelo? Certo, allora io l'ho vissuta in questo modo. Io capisco e vedo il lavoro che viene fatto, perché questi ragazzi, o comunque la maggior parte di loro, come avete detto voi, sono ragazzi, portano da mangiare in qualsiasi condizione, quindi pioggia, neve, sole, grandi, qualsiasi cosa, loro fanno un lavoro veramente faticoso. La mancia io penso che sia un gesto... Mi sa che è cascata la linea, recuperiamo sulla mancia, che evidentemente è tema delicato. Su questo vorrei coinvolgere Luigi ed Enrico dal Social Corner, ovviamente negli ultimi minuti moltissimi, ma valanga di messaggi, di telefonate sulla questione strettamente educativa, ma molti ne abbiamo, vero Luigi, anche sulla faccenda Riders. Che aria avete respirato in quest'ora?
Allora, ci sono molti messaggi che riassumo in questo, ascoltatore che purtroppo non si firma, che scrive: il problema è che quello dei rider non può e non deve diventare un lavoro vero, dovrebbe servire solo a qualche ragazzo per arrotondare. E questo è un po' quello che pensano molti dei nostri ascoltatori. E ancora, si collega il tema dell'educazione dei giovani a quello del lavoro, sempre dicendo: purtroppo ci sono molti che scrivono che i ragazzi sono senza educazione e che manca una vera coscienza del lavoro che non è stata tramandata sempre dai genitori. Quindi molti si scagliano ancora, come anche Raffaele, che dice che è un educatore, che spesso il problema più frequente è quello di mettere in primo piano le definizioni e i concetti al posto della persona. Si è creata infatti una perdita di personalità e di coscienza della realtà. Enrico. Sì, a proposito di questa vicenda che avete appena toccato, c'è il messaggio di Max che dice: considero la mancia una sorta di elemosina. Al ristorante la lascio puntualmente, ma non nascondo un certo disagio, perché da sempre ho come l'impressione di ledere ed offendere la dignità di un lavoratore. E sul tema invece dell'educazione c'è Elisabetta che scrive: spero di tramandare alle mie figlie quello che mia mamma mi ha insegnato. Tutti i giorni a tavola ci guardava in faccia ed era così brava a leggere sui nostri volti che non potevamo mentire, ci conosceva troppo bene. Questo è molto molto carino. Tra l'altro, Enrico, anche oggi, anche in questa domenica dopo la pausa di Pasqua, l'hashtag Indignato Speciale va bene, testimonia l'interesse per i temi scelti. Esatto, esatto, siamo in tendenza in uno tra l'altro dei primi hashtag di questa dopo buona domenica. Classici, esatto. Insomma, della domenica mattina. Abbiamo recuperato Riccardo, è caduta la linea mentre chiacchieravi di mancia. Per chiudere il tuo pensiero, Riccardo? Sì, esatto, è caduta proprio sul più bello. Sostanzialmente io stavo dicendo che è un gesto comunque positivo, però comunque un gesto libero, per cui io credo che sia un gesto fatto per valorizzare comunque in qualche modo un lavoro che viene fatto, ma comunque c'è una scelta gratuita, una scelta dell'individuo, e trovo inammissibile che ci sia stata poi una minaccia, quel tipo di dichiarazione minatoria verso le persone, verso i VIP che non avevano lasciato la mancia. È una cosa che comunque io apprezzo molto quelli che la lasciano, però non possiamo dire essere una cosa obbligatoria, per cui ricade nella scelta dell'individuo. Fino una persona certo che punto, si sente di valorizzare il lavoro di un'altra persona, soprattutto se tu comunque sei un VIP, sei una persona famosa, conosciuta, che comunque può dare anche un esempio in quel modo dando una mancia, lo può fare. Però non è che se non lo fai allora deve uscire il nome, sappiamo dove abiti, sappiamo cosa fai, cosa mangi, quando mangi e come mangi. Cioè, lo abbiamo detto in apertura. Davide, cosa volevi distinguere? Fino a un certo punto era un gesto proprio che si può sempre decidere se darlo o non darlo. Allora, abbiamo già detto che l'elenco non deve uscire ed è un'inciviltà. Però mano a mano che ci si avvicina a sistemi di lavoro come quello dei fattorini o rider che dir si voglia, che somigliano a quelli del mercato effettivamente deregolamentato, come quello statunitense. Gli Stati Uniti è obbligatorio, dargliela. Sì, cioè, e guadagnano su quello. Devi deciderti, cioè o stai su un sistema di lavoro dipendente e allora la pizza scendi e te la vai a prendere, perché al lavoratore dipendente non te la porteranno mai a casa o ti costa troppo, oppure approfitti giustamente, usi un mercato deregolamentato. Ma in quel caso devi sapere che chi ti porta a casa la roba, una parte significativa del reddito è data dalla mancia. Quindi la mancia in quel caso no, non credo che sia proprio del tutto libero, posto che non è obbligatorio, cioè non c'è una multa se non la do, però devo poterla dare. Detto ciò, ha ragione Riccardo, l'atteggiamento è diverso in Italia, in diverse parti d'Italia, della mancia. A Roma, per dirne una, se vai a comprendere il caffè al bar e sullo scontrino non ci metti la monetina, pare brutto. A Milano, se ci metti la monetina, pare brutto. Quindi, dire, è un po' è diverso. Stiamo parlando però di mercati che hanno una loro regolamentazione, di un costume dentro la regolamentazione. Qui entri nei riders, entri in un mercato diverso, dove, ripeto, negli Stati Uniti a noi la prima volta ci colpiva, Andrea, quando si andava lì da più giovani al ristorante, arrivava, davi la carta di credito e la domanda era: la mancia ce la metto o me la dai a parte? Esatto. E tu lo guardavi dicendo: cioè, in che senso? Tagliandino con la mancia. Perché c'è una mancia e non è che puoi dire: la mancia ti do un tot, ma scherzi, 20% è minimo. Esatto. E quindi insomma, bisogna decidere se stai su quello schema lì, e i riders sono su quello schema lì, la mancia gliela devi dare. Detto ciò, l'elenco non si può dire. Ma è una vergogna. Grazie Riccardo, io però non è per amore di provocazione, ma anche per capire un po' dove siamo.
sinceramente mi sono meravigliato zero di quello che è accaduto, la vicenda liste, rider, eccetera, perché, perdonate, da mesi hanno ossessivamente ripetuto a chi fa questo che continuo a considerare lavoretto, va bene? E lo dico con il massimo rispetto, con il massimo rispetto, hanno riempito la testa a queste persone, ragazzi o meno ragazzi, dicendo che loro erano gli Spartaco del terzo millennio, i nuovi schiavi. È chiaro che se tu ripeti a questi ragazzi, ah, è una vergogna, vitra, poi non fai nulla per loro. Non fai nulla per loro. È chiaro che arriva la reazione. Di una parte normale, di quella più esagitata, di quella più arrabbiata. Ma per mesi hanno raccontato che erano i nuovi schiavi. Poi, la prima cosa che andava regolamentata. E non hanno regolamentato niente. E ma poi ci meravigliamo. Se lo regolamenti, quello lì è un settore di grande elasticità. Se lo regolamenti, muore. Scendi e te la vai a prendere. O meglio, scusate, torniamo. Prima che esistessero, dai, non facciamo gli ingenui. Andrea, tu vivi a Roma, Davide a Roma, io a Milano, Enrico da poco a Milano, Luigi nella capitale. Prima di questo servizio che oggi si chiama Food Delivery, che fa molto figo, tu chiamavi l'egiziano a Milano, che arrivava e ti portava la pizza a casa. Secondo voi era regolamentato l'egizio? No, ma... Mentre questi ragazzi, è una situazione per diversa cortesia, dall'egiziano di prima, Oggi c'è un'intervista a una delle amministratori che hanno di queste società. Non è che sia proprio così, ci sono dei limiti, ci sono delle iscrizioni, non ci sono obblighi. È da meglio parte di oggi. Meglio oggi. Ma non c'è dubbio. Non ho dubbi. Ma andiamo a sentire Fabrizio, un altro ragazzo, poi ascoltiamo i vocali al 349-349-1025. Fabrizio, da dove ci chiami? Buona domenica. Buona domenica ragazzi, vi chiamo da Roma, sono uno studente di 18 anni e all'università vado. Cosa studi? Perché sto andando avanti. Economia. Bocca al lupo. E allora, volevo un attimo riassumere anche un po' tutte e due le grandi tematiche. Vorrei dire semplicemente che ormai i tempi sono cambiati, no? Dobbiamo pensare che tutti quanti siamo obiettivamente milionari. Cosa voglio dire? Ormai la cultura è veramente gratuita. Basta aprire YouTube e abbiamo tutte quante le canzoni possibili e immaginabili, che in realtà magari 30 anni fa dovevamo fare una collezione spettacolare, no? Per raggiungere quel livello, rimanendo in tema radio e anche musica. Volevo dirvi inoltre che il sistema scolastico è già in movimento, sta già cambiando, non c'è più lo standard dei 18 anni di studio in maniera regolare. Io faccio parte di un progetto proposto dal Ministero che si chiama Futura, che sta coinvolgendo 40 città tutta Italia, alcune più grandi, alcune più piccole, in particolar modo quelle più piccole, dove spesso appunto succedono quegli episodi che abbiamo visto e sentito. E, ecco, vi posso dire quindi che questo progetto, che sarà poi la rappresentanza degli studenti italiani a Expo Dubai 2020, sta portando un sacco di opportunità. Il tema di Dubai sono le opportunità, la sostenibilità, la mobilità. Ecco, quindi ai giovani ragazzi voglio dire semplicemente che di opportunità in Italia ce ne stanno veramente tante, bisogna coinvolgerli e spronarli a fare questa attività. Io non vado per esempio in discoteca la domenica perché non ho tempo, obiettivamente, perché faccio parte di due associazioni nazionali. Fabrizio, detto che sei poco, come dire, di moda, perché adesso si dice altro dei ragazzi della tua età, tra poco torniamo a parlare con te della tua esperienza, insomma dirai quello che vuoi ai tuoi coetanei qui all'Indignato Speciale. Vi aspettiamo, non vi muovete. RTL 102.5 in diretta 24 ore su 24 in radiovisione. 10:33 minuti, buon Indignato Speciale a tutti, buona domenica da Andrea Pamparana e Davide Giacalone a Roma, Fulvio Giuliani a Milano, Luigi Santarelli ed Enrico Galletti curano il Social Corner. Tanti messaggi, devo dire, parlare di educazione, quindi sostanzialmente del futuro dei nostri ragazzi. Andrea, Davide, genera sempre un interesse, chiacchieravo prima con Enrico qui, che con Giovanni Perria cura le telefonate, le selezioni in redazione, un interesse enorme, notevolissimo. Questo naturalmente ci ricorda anche l'estrema delicatezza di questo tema, ma anche l'educazione al lavoro, quindi il confrontarsi senza, come dire, facili ideologie sulla vicenda rider, ragionare di lavoro, di lavoretti, chiamare le cose forse per nome e cognome. E magari anche se prometti una volta vi risolvo tutto, vi sistemo e poi non fai nulla, non meravigliarti se una categoria si ribella o comunque si sente autorizzata a ribellarsi. Accennavamo prima alle proteste di ieri a Torino, oggi a Bologna, qui non c'entrano nulla le idiote liste di proscrizione dei VIP, ma sono proprio proteste di categoria. Avevamo in diretta però Andrea e Davide. Fabrizio, giovanissimo studente di Roma, di economia,
dell'economia, che ci raccontava della sua esperienza, lavorano in vista di Expo. Fabrizio, io l'ho già accennato, poi vorrei che Andrea e Davide ti ponessero qualche domanda. Non rappresenti l'esempio tipico del ragazzo che viene descritto in TV, radio e giornali in questo periodo, cioè annoiato, apatico, senza futuro, che non sa quello che deve fare. Come vivi questa? Quando ne leggete voi, sentite parlare così di voi, Fabrizio, tu come reagisci? Come reagiscono i tuoi amici? Che dicono mamma e papà? Allora, guarda, io ti posso dire, innanzitutto mamma e papà sono stati fantastici con me, nel senso che mi hanno sempre spronato a, come dire, cercare di farmi perseguire i miei sogni. Io sto creando anche una startup attualmente e mi alzo alle 7 del mattino e vado a letto alle 2 di notte finendo di programmare e di stampare in 3D. E mamma, per esempio, mi ha comprato la stampante, che quindi la ringrazio veramente tantissimo. E io sì, sono molto indignato, perché ecco, va visto da tutti e due i punti di vista, sia da, diciamo, gli older, no? Quindi le persone un po' più anziane, che dai giovani. Spesso ci arrendiamo alla consapevolezza che non ci sono opportunità, in realtà ce ne sono tantissime. Veramente deve essere l'intelligenza del ragazzo cercare di aprirsi a questa opportunità, ad esempio entrare a far parte di un'associazione o qualcosa, comunque ti apre tantissimo la vista. Io ti posso dire che sono stato ad esempio a Valencia, è una cittadina di 18.000 abitanti dove non hanno quasi nulla da fare, abbiamo fatto degli eventi lì per il recupero del territorio e poi 20 ragazzi, dopo aver fatto questa sfida, hanno detto: cavolo, voglio veramente recuperare il mio territorio, che cosa possiamo fare? E lì ho fondato un'associazione, ad esempio, che adesso sta prendendo piede e non si annoiano più. Quindi è questo il fatto: bisogna cercare opportunità, bisogna scovare opportunità e soprattutto non bisogna arrendersi. I genitori devono spronare i figli a credere in ciò che fanno, e questo è un elemento chiave. Bisogna avere anche il coraggio e l'umiltà, spesso dalle persone più anziane, di imparare sempre. Per collegarmi anche alla vicenda dei Raiders, posso dire un'altra cosa. Noi spesso ragioniamo sempre in maniera standard, no? Una cosa non va bene, protesto. Ecco, cerchiamo di associare invece alla protesta una proposta. Cioè, cosa voglio dire? Se tutti questi Raiders obiettivamente si uniscono, no? Nella questione di delivero, ecco, perché non creano un nuovo delivero migliore, ad esempio? Sono avvantaggiati, già conoscono le problematiche interne. Perché dobbiamo semplicemente andare a soffermarci su quello che facciamo così banalmente, senza poi comunicare nulla, senza creare un impatto positivo? Bisogna ragionare un pochino fuori dagli schemi. Si chiama pensiero laterale. Davide, Andrea, io ho detto che dopo devo dire, oltre a fare i complimenti, dire un'altra parola a Fabrizio, perché ce ne fossero tanti di adulti come te, di adulti, oltre che di ragazzi. Cosa volete, se volete, chiedere, dire a Fabrizio? Davide, Andrea. Ma c'è qualche volta il mercato provvede da solo. È arrivato un messaggio interessante che dice: ciao, ho una piccola ditta di food delivery a Bolzano e da quando sono arrivate le multinazionali abbiamo avuto a che fare con rider contrattualizzati in maniera adeguata e ci siamo nostro malgato dovuti adeguare. Non so se avete capito il senso di questo. È fenomenale, no? Spiega Davide. Le multinazionali, che sono sempre cattive, in realtà sono quelle che avevano contrattualizzato i fattorini che portano la roba in giro. E chi aveva già avviato un'attività di questo tipo, evidentemente non regolarizzata e non contrattualizzata, lo dice lui stesso nel messaggio, dice: nostro malgrado ci siamo dovuti adeguare. Vedete che la concorrenza è una bella cosa quando spinge al rispetto delle regole, diciamo, minime essenziali. Nelle parole di Fabrizio c'è un'altra cosa che secondo me va sottolineata. A metà di questa settimana noi abbiamo commentato, perché stava sui giornali, il rapporto dell'OCSE sulla meccanizzazione, la robotizzazione, i robot che rubano il mercato, i posti di lavoro agli esseri umani. È una visione che messa così serve per attirare l'attenzione, è una visione che non condivido. La zappa e il trattore, è evidente che il trattore fa il lavoro di molti zappatori, ma è anche vero che a forza di zappare a mano, prima di tutto non è un bel lavoro, secondo si produce di meno, si è meno ricchi, si è più poveri, c'è meno lavoro. Col trattore c'è più lavoro in agricoltura, anche se c'è meno zappatori. Ma il punto è proprio questo, Fabrizio, che le occasioni, le opportunità, lui ha ragione, questo è un mondo di opportunità.
l'evoluzione tecnologica, anche la robotizzazione della produzione, abbiamo già ricordato il bel libro di Marco Bentivogli su questo tema, Contrordine Compagni, la robotizzazione, la meccanizzazione porta l'opportunità, ma è necessario essere preparati, è necessario essere istruiti. Quello è il problema grosso italiano, cioè tu sei indietro. Ho visto questa settimana i numeri delle ragazze che studiano information technology nel mondo, già non sono tantissime, dove le cose vanno bene sono il 35-40% degli iscritti, notoriamente le ragazze, le donne sono un po' più numerose dei maschi e all'università sono significativamente più numerose dei maschi peraltro. All'information technology l'Italia è ben ultima nella graduatoria. Questo è un male, perché però non è mica l'information technology, non è mica un lavoro pesante, non è che bisogna alzare, è di concetto, i macigni, puro concetto, concetto, studio. Lì tu devi cercare di dare sostanza alle opportunità con l'educazione, con la formazione, con la meritocrazia, col far andare avanti chi è più bravo, perché questo crea ricchezza. Il paese che si attarda sempre a piagnucolare e, per rimanere alla prima ora della nostra discussione, a giustificare qualsiasi forma di asocialità, perché poi in fondo siamo tutti vittime del sistema e della società, ecco, è un paese che si impoverisce, e quando ti impoverisci anche culturalmente. Anzi, e quando ti impoverisci culturalmente, certo, cominci ad avere un costume pubblico e collettivo volgare, e poi c'è i ragazzini che inseguono l'anziano con problemi cognitivi, è chiaro? Quindi le cose si tengono in qualche modo assieme, le società più evolute, più ricche, con più formazione, creano più posti di lavoro, creano più ricchezza e tollerano meno questa inciviltà. Guarda, c'è un dato molto interessante, oggi è anticipato, domani verrà pubblicato dall'Economia del Corriere della Sera. L'Italia di oggi ovviamente è molto più ricca dell'Italia degli anni 60, l'Italia del boom 50-60, ma in quegli anni la nostra ricchezza media era pari a quella di francesi e tedeschi, oggi è inferiore in media a quella di francesi e tedeschi. Allora si chiedono all'Economia del Corriere, abbiamo buttato via un pezzo del boom? Forse no, sì. L'ho visto questa cosa, l'abbiamo utilizzato in modo diverso. Per fare altro, per pagare altro. Diciamo. Esattamente, cioè perché il patrimonio delle famiglie italiane era appunto all'inizio degli anni 70 pari a quello delle famiglie tedesche, ora è un terzo più alto. Siamo noi più ricchi di patrimonio delle famiglie tedesche, però di patrimonio. Di patrimonio, non di ciò, esatto, che guadagniamo, insomma, per farla facile. Se tu porti a patrimonio le cose, non a produzione, poi la ricchezza. Ma perché finiamo il ragionamento? Perché un paese, oltre ad essere, modesta opinione, adolescente, è un paese impaurito. È un paese impaurito, non investe su se stesso. Certo. E per esempio, per salutare e dire a Fabrizio, Fabrizio, continua così perché ti divertirai nella vita, farai delle cose bellissime. Tu dici, ma perché i ragazzi che fanno i rider non si organizzano? Ma allora, detto, Andrea un po' ha messo il dito nella piaga, non siamo tutti uguali, non siamo tutti destinati a fare imprenditori, ci mancherebbe. Ma anche perché a questi rider mica hanno detto pubblicamente organizzatevi, evolviamo, troviamo nuove idee. No, hanno detto avete bisogno delle regole del XX secolo. Vi proteggeremo. E quindi questi qui, abbiate pazienza, ma perché si dovrebbero sbattere? Tranne pochissimi. Delle mosche bianche che magari sono più simili a te. Tra l'altro vado al social corner, Enrico, perché quella società di Bolzano non c'è nuova, vero Enrico? No, infatti ne parlavamo proprio all'inizio della puntata, perché qualche puntata fa ci avevano scritto dei ragazzi, non so se questo sia il caso, mi sembra proprio da Bolzano. Credo dei anch'io, ragazzi, sì. Molto giovani, che dicevano noi ci eravamo inventati questa attività del food delivery quando ancora non se ne parlava così tanto. Vado anche da Luigi per leggere, grazie ancora Fabrizio, prima di Gabriele, un altro ragazzo che vuole chiacchierare con noi, altri messaggi, altri tweet per dare soddisfazione ai tantissimi che scelgono di partecipare così all'indignato speciale. Luigi. Allora, sempre sull'educazione, che è un po' legante sia tra la questione dei rider che tra i fatti di Taranto, continuano a scriverci molti ascoltatori, come per esempio pongono due temi. Il primo è: si parla di responsabilità di famiglia e di scuola, riprendendo la telefonata del giovane Riccardo, ma nessuno parla dell'enorme responsabilità dei mass media, la televisione soprattutto, che manda in onda programmi e personaggi diseducativi, parlando di educazione. E ancora, sempre si è citato lo sport prima. Ci scrivono due ragazzi, Paolo e Matteo, entrambi di 28 anni, che scrivono: vi stiamo ascoltando dalle 9 e subito abbiamo fatto lo stesso pensiero di Riccardo. Noi avevamo uno sport che ci teneva
anche molto impegnati, ma non ci serviva altro. Lo sport è stato un veicolo per crescere con dei sani principi e anche con una buona educazione. Sport che viene costantemente considerato materia di serie D nelle scuole italiane. Ma ti dirò di più. Non esiste, Andrea, lo quando, sai. Ma quando io ho citato prima la Cozzi, no? La piscina Cozzi, i corsi del CONI, eccetera. Oggi il CONI ha deciso, ma forse anche giustamente, di occuparsi soprattutto dell'attività agonistica che porta alle Olimpiadi, no? Comitato Olimpico Nazionale Italiano deve occuparsi di quello, ma non è stato sostituito da nient'altro. C'è lo sport in Italia è fatto in modo anche lo sport dilettantesco è fatto in maniera superficiale, tant'è vero che poi alla fine quando andiamo alle Olimpiadi abbiamo i fenomeni, perché una Pellegrini, cioè, chi ce la toglie, no? E possa andare avanti chissà ancora per quanto tempo, e ho fatto solo un nome ma ce ne sono tanti altri, la Costner eccetera, però l'organizzazione dello sport, ad esempio le palestre nelle scuole, mamma mia, ma facciamo parlare chi è a scuola, c'è stato fino a pochi mesi fa. Luigi Enrico, mi raccontate un pochino l'educazione fisica in un liceo romano o in un liceo di Cremona, giusto nel caso di Enrico? Luigi, allora, noi abbiamo avuto la fortuna di avere un docente, spesso si parla di docenti illuminati, comunque un professore che ci portava addirittura spesso a fare sport fuori dalla scuola, perché avevamo alle spalle delle famiglie che avevano detto ok, perché altrimenti in altre classi questo era impossibile farlo con delle famiglie che non permettono ai figli. Si parlava anche di fare per esempio una passeggiata senza dover fare chissà che sport intorno al quartiere, perché noi paradossalmente molti non lo conoscevano anche solo venendo da fuori. O anche, sì, le strutture non erano il massimo, però ci siamo sempre adeguati, sia dentro che fuori la scuola e anche oltre l'orario scolastico, perché molti di noi avevano voglia di fare questa attività, sempre senza impegno, gratuitamente tra di noi, la scuola rimaneva aperta, grazie a Dio, il pomeriggio, e facevamo sport anche oltre l'orario scolastico. Quindi bravo quel professore. Enrico, a voi come buttava? Sì, io vi devo dire che a rendere veramente belle le ore di educazione fisica non può essere altro che l'intraprendenza del professore. Ho tremato per un attimo, ecco, ho pensato a attività, come dire, parallela. No, non mi spingo. Vabbè, ma sì, ragazzi, la scuola è anche divertimento, è anche, mica siamo qui a raccontare frottole. Però quindi nel A rendere veramente belle è l'intraprendenza del professore che arriva con delle idee, non di certo le strutture, perché questo devo dirlo, le strutture, almeno credo in Italia o nella mia esperienza, non aiutano, nel senso che molte scuole dove abito io e dove io ho studiato non hanno nemmeno la palestra, ma vanno a condividerla. Io per andare in palestra attraversavo la città, e non è una città, stiamo parlando di Cremona, stiamo parlando del reddito paesello. Medio direi non bassissimo a Cremona, adesso per dare un'idea, non esattamente, come dire, le aree più depresse dell'Unione Europea. Guardate che il tema sport è uno dei tasti dolenti. Noi abbiamo parlato e torneremo a parlare, perché è un tema ineludibile, quello della leva demografica in recessione. Noi abbiamo la recessione demografica, è un problema enorme col quale l'Italia, non solo l'Italia, la Germania devono fare i conti. Uno dei tasselli di quella roba lì è non solo gli asili nido, le scuole, il tempo libero, perché il tempo libero dei ragazzi è una cosa importante, lo sport dovrebbe essere una di queste cose, e purtroppo l'assenza di infrastrutture degne di questo nome. Quando l'esempio di quelli che abbiamo sentito fra noi più recentemente usciti da scuola, quando l'esperienza dello sport funziona, guardate che è tutto enormemente più semplice anche per la famiglia, perché il tempo libero dei ragazzi è in gran parte occupato dallo sport, e questa è una cosa positiva senza confini, senza soluzioni. Nel nostro profondo sud, dove io ho fatto le scuole, a me capitò la fortuna che il mio insegnante di ginnastica si chiamava Rocca alla scuola media, il futuro allenatore della nazionale. Lui è avuto... Sì, io ho avuto, era mio, era, lo trovavo lì. Queste sono botte di fortuna, fatto, proprio. Ho fatto due anni di sport semi-agonistico, diciamo, certo, così, serio, con lui. Serio, ho fatto bene. Dopodiché ti rimaneva il tempo di fare la doccia la sera e schiantarti in male, è finita. come giusto che sia. Sentiamo altri due vocali, 349-349-1025, poi voliamo da Gabriele, altro ragazzo che sta seguendo l'indignato speciale.
Quindi tornare a una forma di servizio militare non fatto come una volta, ma che educhi ai veri valori, potrebbe essere una soluzione? Buongiorno. Io volevo dire che non condivido le mamme che dicono di conoscere proprio bene i propri figli. I figli a volte vanno seguiti e non sempre si convivono con noi genitori. E quindi bisogna anche controllargli il cellulare, spiargli le chat, perché è proprio da là che a volte si scoprono cose che non hanno il coraggio di dirci e scopriamo altre verità. Spiare a noi non piace, ma ci siamo capiti. Andrea, mi dai una risposta velocissima? Naya, se ne è riparlato anche in settimana, eh? Sì, sì o ma no? Per carità di no, Dio. Quindi no, proprio no, senza beh, sì, nel mondo di oggi con gli eserciti professionali fa un po' ridere, costa devo tantissimo. Dire. Sì, poi costa un botto di soldi, tra l'altro. Gabriele da Roma, come stai Gabriele? Benvenuto, buona domenica. Gabriele? Mi sa che il telefono di Gaetano lo recuperiamo. No, lui sta correndo. Sta correndo. Abbiamo anche Floriana, lo chiedo a più ingegno. Nel frattempo, Floriana, ci senti? Sì, buongiorno. Oh, molto bene, Floriana. Tu buongiorno. Hai avuto un'idea insieme ad amici, credo di aver capito. Dove siamo, allora, innanzitutto? Allora, io sono presidente di un'associazione che si interessa al mondo giovanile. Mm. Oh, e quindi lavoriamo insieme ai giovani. Cosa vi siete inventati? Insieme però, cioè coinvolgiamo i ragazzi in prima persona e questo secondo me è fondamentale, perché parlare di giovani è diverso, invece parlare insieme a loro e lavorare insieme a loro è un'altra cosa. In questo caso noi sono da 7 anni che combattiamo contro l'alcolismo giovanile, il degrado giovanile, quindi sono anni che proponiamo, prima ho sentito nessuno alza un dito e dice perché non ritorniamo ad orari possibili per gli under 16, per i ragazzini, o a uno stile di vita consono alla loro età. E noi questo lo stiamo facendo da anni. Infatti ora il 4 di maggio siamo riusciti finalmente, con una fatica enorme, ad organizzare una festa per gli under 16 alla Casa dell'Energia d'Arezzo, che non è una discoteca, è un locale bellissimo, e lo abbiamo fatto insieme ai ragazzi di 13 anni delle scuole medie, della scuola media di Arezzo. Uh-huh. Quindi se si vuole si può fare. Però hai detto abbiamo faticato tantissimo, con chi? Con i ragazzi e con i genitori? No, con i ragazzi assolutamente no, non abbiamo faticato, anzi i ragazzi sono molto sensibili a certi argomenti e li propongono ad altri ragazzi, devono essere loro che si devono responsabilizzare. Alcuni genitori magari, no, in genere no, i genitori sono abbastanza, io secondo me i genitori sono un po' arresi, ok? Io direi che sarebbe l'ora di riprenderseli i nostri figli. Per quanto riguarda la politica lo vedo un po' assente. È molto interessante che si sia partiti con Marco da Torino, un genitore che ha avuto il coraggio di dire io ho alzato bandiera bianca, e si chiuda con Floriana da Arezzo, che proprio rivendica il ruolo della mamma e del papà e dice non si può alzare bandiera bianca. Grazie a tutti, grazie, come sempre avete reso preziose queste 2 ore dell'indignato speciale con riflessioni. Poi quello che noi speriamo sempre di fare è costringere qualcuno bonariamente a continuare a chiacchierare dopo il programma. Signore e signori, tra poco no problem, viva l'Italia! Tanti tanti messaggi sul valore dello sport, il valore di far fare sport, è vero Enrico? Ne sono arrivati molti, questo sì, è il confronto consolante. Con l'estero arriva anche. Non usciamo benissimo? No. Soprattutto nell'educazione fisica a scuola. È vero, ma in modo particolare con il mondo anglosassone che ha tanti altri difetti, ma in questo sicuramente ci può insegnare. Via Claudio Baglioni. Chiudiamo così l'indignato speciale, ma non prima di aver letto un ultimo tweet, un ultimo messaggio. Partiamo da Luigi. Allora vi leggo l'SMS di Gabri, che è un po' anche un consiglio, dice togliete i cellulari ai ragazzi ma soprattutto toglieteli ai genitori e poi sport e non male. Enrico. E Patrizia che dice bisogna insegnare ai propri figli ad amare e a fare volentieri ciò che vogliono. Poi abbiamo sorriso di un messaggio dove invitavano di trasmettere l'indignato. Okay. Sì, dice, c'è questa proposta di questa signora che dice trasmettete in filo diffusione ogni lunedì mattina l'indignato speciale in tutte le scuole. Filo diffusione non lo sentivo dal quintesimo.
insieme con i terni. 74. Saluti del secolo scorso, buona domenica. Insomma, un'app mi sembra più pratica per, se volete ascoltarci, sarebbe veramente un onore. Bellissima chiacchierata, grazie a voi, grazie ad Andrea Pamparana, appuntamento a domenica prossima. Alla prossima e buona settimana. Davide Giacalone, ci ritroviamo domani in Rassegna Stampa. Comincia un'altra settimana ricca di spunti, di appuntamenti da non perdere. Ricca, speriamo. Intanto buona domenica e a domani mattina. Al Social Corner, ma non solo Social Corner, perché con loro possiamo ragionare ogni domenica mattina anche di un'Italia che cambia, che spesso per quanto riguarda i ragazzi è molto lontana da quell'immagine stereotipata di parte, soprattutto di televisioni e giornali. Il nostro Luigi Santarelli, ciao Luigi. Grazie, buona domenica. Enrico Galletti. Buona domenica. E a domenica.